Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione. Forse tanti di voi avranno visto la recensione di Alien vs Predator 1. E sapete benissimo cosa non mi è piaciuto, cioè, tutto il film non mi è piaciuto. C'è una cosa che ho salvato. E si ritorna con Alien vs Predator. Perché quello che si inizia bisogna sempre finirlo, anche se certe volte fa male e si soffre. Alla regia già non abbiamo quel mentecatto tipo Paul Wes Anderson, e già questa è una grande vittoria. Beh, abbiamo questi due fratelli che forse hanno avuto dei problemi all'interno del film, forse non sono manco più fratelli, non lo so, perché il film inizia anche bene. Allora, la trama è semplice. Come finisce da come è finito il primo? Dici, ma non mi fai spoiler, non me ne frega niente, perché fa schifo. Ovvero che c'è questa unione tra il Predator e l'Alien. E io gli ho detto alla regia, scusami, perché ora quando entra nell'essere umano esce Alien e quando entra all'interno di un Predator esce mezzo Alien, mezzo Alien, mezzo Predator? Cioè, sta cosa un po'. Vabbè, lasciamo perdere questa parte qua. Allora, abbiamo questo ibrido Alien-Predator. I Predator non si vogliono far scoprire perché questo Alien non se ne frega un cazzo di essere visto o non visto, quindi se ne sta andando bellamente in città a far fuori la gente. I Predator invece loro sono delle persone che tranquille, nel senso, certe volte si fanno vedere, certe volte no, no, come ci hanno insegnato nei vari Predator. Quindi vogliono dargli la caccia e eliminarli completamente, questa espansione di questa razza, nuova razza, no, di Alien vs di Alien Predator. Nel frattempo abbiamo una storia che all'inizio potrebbe essere interessante. Abbiamo questo ragazzo da pizze, un po' bullizzato, gli piace questa biondina senza culo e senza, perdonare per tutte quelle che non hanno culo, una ragazza che poi sembra che ne ha 37, teenager fino a un certo punto, penso, portati male. E niente, lui è innamorato di pazzo di questa qua, però lei è fidanzata, dice, ma io non me ne sto parlando di essere, no, ma questa è la trama, perché secondo me questi due ragazzi hanno avuto problemi, forse loro, di bullismo, quindi dice, ma perché non ci mettiamo un po' di bullismo all'interno di Alien vs Predator, che forse è il caso, no, non era il caso. Poi abbiamo un poliziotto rincoglionito, poi c'è una famigliola, ovvero che il padre quasi quasi col grembiulino, anzi è col grembiulino. Torna sua moglie, no, tutta figa da mesi di distanza perché è una soldatessa che ha più palle e più pene di lui. Lui cucina sempre lì, figurati le favolette se le fa raccontare dal padre perché è molto più le storie dell'Afghanistan, dell'Iraq, dell'Iran non gli interessano la bambina. Quindi c'è il padre, gli racconta queste favolette, no? Vabbè, che c'è, ma che mai si è attaccato al padre, che la mamma non c'è mai. Che la madre racconta, no, come ha sgozzato qualcuno con un coltello Sì, serramanico, vabbè, che quindi scinda, vai ci avanti, sta alla dai, che larga dalla madre. stronzate. Quindi dice tutta questa gente, poi si deve incontrare, no, questo qua è un incipit proprio scritto da dei bambini di 7-8 anni con problemi a scuola, perché una sceneggiatura del genere io veramente è impresentabile. Poi boh, vabbè, qua veramente il Predator si vedono che prende e danno la caccia a questi ibridi, e nel frattempo ci sta anche qualcuno che muore, no? Cioè, qua la legge dei 5 minuti funziona, ovvero già iniziamo già all'inizio, bello, violento, non vi dico cosa succede. La violenza c'è, però insistono sempre con questa scena, forse sono visti troppe volte Alien. Vi ricordate quella scena di Alien? La rigiocate, se non lo ricordo perché l'ha vissuto. Quando Ripley si incontra con l'alien e si guardano faccia a faccia. Ecco, Sì, beh. questo film è sempre così. Cioè, l'alien si deve prima presentare faccia a faccia. Lui, sempre così. Hai rotto il cazzo. Va bene la citazione 1, ma poi citazione 2. Forse perché non si mettono d'accordo tutti e due fratelli. Perché quando si girano due persone contemporaneamente, in qualche scena se le girano uno all'altro, non si sono messi d'accordo. Oh, fratello, vedi che già l'ho fatta io due o tre volte nel film. Già bisogna fare più 3-4 volte. Tutti quanti. Ho capito, basta con la sbocca. Ho Vabbè, capito. quella è Quando l'entrata gli di si Alien. presenta di lato l'alien, a quella lì. E lui. Dovresti fare tu l'Alien, fai un'ottima parte. Va veramente, veramente indecoroso. I primi 30 minuti sembra montato da una persona che sa lavorare.
Dopo i 30 minuti sembra montato, prende da me quando io prende, sto morendo da sonno e prende monto a cazzo di cane. Così è. Prende, ci sono 2000 stacchi continui. Anche se lei fa una scorreggia, si gira, 3000 riprese, mi deve fare una panoramica completa. Ma perché? Per una porta che apre, si, tum, tum, si guarda, volto. Ma io ho detto, ma che, oh, mio Dio, Sarà che andato pure succede? degli stacchi quando è morta la gradina biondola. Io la bionda non ho capito manco come cazzo è morta per 3000 stacchi di montaggio e di riprese sbagliate. Ma ho detto, ma è morta, è viva. Ma penso che si vede che è morto con quella cosa, no? Qua in Non corpo. si era capito perché di quanto tutto veloce. Non si capiva una sega. Non ci ho capito un cazzo io. È arrivato il momento quando veramente c'è l'azione vera e propria. Non so chi dei due fratelli si bisticciavano, forse ne sul set. Lo giro io. No, voglio fare io bella figura. Alla fine avete fatto la figura da merda. Ovvero che non state lavorando per niente. V'è finita lì la carriera. Perché sono andato a vedere, manco spuntate, manco su Wikipedia. Cioè siete dei fantasmi, praticamente siete diventati. Facendo sto Alien vs Predator 2. E quelli che dicono, no, ma no, è bellino. No. Penso che saranno in pochi che è piaciuto, perché se era piaciuto veramente, non penso che quei due erano a spasso. Cioè, cazzo, anche quello che ha fatto Terrifier c'ha una pagina Wikipedia. Si sa chi cazzo è Damien Leone. Loro non si sa chi cazzo sono. Sono spariti. Non lo so. Chi l'ha visto dovrebbero andare sti due. Alcune scene d'azione sono belle. Cioè, sono proprio fighe. Il problema è che è girato male. Io quindi non mi godo un cazzo. Non capisco niente. Vedo sangue verde, un accoltellamento. Io dico, ma che cazzo si sta accoltellando? Il Predator che l'ha ricevuto il colpo o è l'Alien Predator che l'ha ricevuto il colpo? Cioè, si crea, siccome sono anche tutte e due con lo stesso tipo di carnagione, no? Di pelle. Quindi ti confondi. Il fatto è che quell'Alien Predator è diventato cose di Predator pure lui. Non capisci che cazzo, perché sono quasi sempre, oppure il sangue, sono uguali. Cioè avete sbagliato tutto. Fate confondere il pubblico, ma chi cazzo è che sta combattendo? Chi? Poi no, la piccola citazione Alien vs Predator 1, no? Che questo qui, questo Predator che va alla caccia e anche a eliminare le prove, ha la stessa maschera di quello che è morto, quello che andava a manino con la manina dell'altro film, no? Con la protagonista, con la musichetta, tra Sì, con la la, manina. con la manina, scivolavano insieme, si guardavano negli Ah. occhi, si facevano pure così lui. Sì, vabbè. Ma E che usava la scimità. maschera dell'Alien vs Predator del primo, no? Piccola citazione, perché stai citando un film, cazzo, che è la merda. E niente, alla fine, dopo tutto sto ambaramo, combattimenti, gente che muore, gente che non ne frega un cazzo, perché tutti quanti sono stati caratterizzati col buco del culo. Quindi fanno schifo tutti quanti a recitare, a interpretare il loro personaggio. È orribile. Poi quando sparano, si capisce un cazzo manco lì. È una confusione, un mal di testa. Vi giuro, io non ci capivo più niente. Ho detto basta. Quando finisce questa sofferenza? Quando? Quando ce la smettiamo di fare queste cose? Meno male, io sono contento che non hanno continuato a lavorare. Non come certi imbecilli come quello di 47 metri che per colpa vostra, perché quello ha avuto fortuna, perché c'è gente, ragazzi miei, che ha fortuna, che anche se girano di me, vanno bene. Come prendete quella schifezza di Resident Evil Reconsider? Non mi interessa, cioè a me è piaciuto. A te è piaciuto, ma alle persone che prende, sanno come si fa un film, non è piaciuto. Poi, cavoli tuoi. A me brecciano i film di Bruno Mattei, che non so manco film, sono delle parodie di se, di, sono film veramente orribili, però sono almeno divertenti. E non rovinano le saghe di un videogioco. A parte questo. Quindi, cosa dire altro di Alien vs Predator 2? Che non lo rivedrò mai più. Sono passati 15 anni che l'ho rivisto. Basta. Io mi ritiro. Mi ricordo che è stata la brutta cosa, che c'ho pure il ricordo che è stato uno dei miei primi Blu-ray che io mi sono noleggiato, perché avevo da poco preso la PS3. Tutti dicevano, oh mio Dio, il Blu-ray. Questo Blu-ray faceva pure schifo, perché praticamente sembrava, certe scene si vedevano tipo DVD, alcune scene, perché se vi ricordate i primi film in Blu-ray, anche i televisori c'erano soltanto in HD Ready, dove ancora i Full HD costavano troppo. Io c'avevo un HD Ready, un Philips.
42 pollici, non erano fatti bene i Blu-ray, no? Come i DVD, prendete i DVD di 20 anni fa, sono fatti di me. Però se prendete i DVD di adesso, certo, sono fatti anche una buona qualità, veramente. Perché sono diventati non migliorati, c'è più memoria, due layer, eccetera, eccetera. A parte tutto questo, io mi dispiace perché dice, ma a me è piaciuto, non ci posso fare niente. Anche la regia che piace, ma non è che io la lascio. Ognuno, anche se già ti fa schifo certe cose di Bruno Mattei, ma lei mica mi dice me ne vado a prendere un marocchino, no. Quindi detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video. Qua sotto la parola passa a voi.